Riccardo De Vise, ente nazionale aviazione civile, che ci parlerà della normativa attuale di questo strumento e soprattutto dello scenario e delle prospettive in questo campo. Buongiorno a tutti, desidero prima di tutto ringraziare gli organizzatori per l'opportunità data all'ente e a me di poter presenziare questo evento. Il titolo della presentazione è Le nuove frontiere per i droni, operazioni BVLOS. Perché BVLOS? Intanto BVLOS sta Beyond Visual Line of Sight, cioè l'operazione di droni i cui droni non sono in vista diretta del pilota. E questo si ricollega secondo me al titolo dell'evento, cioè i droni nel settore pubblico tra presente e futuro. Secondo me è il futuro, secondo noi dell'ENAC è il futuro in quanto le operazioni si allargheranno da essere circoscritte a poche centinaia di metri addirittura a decine di chilometri e daranno una prospettiva molto più ampia nelle operazioni. Stiamo parlando ovviamente di droni sotto i 25 kg, il cui sviluppo in questo periodo è veramente esplosivo. Vediamo un attimo l'agenda, quindi parlerò dello scenario dell'implementazione dell'UTM che è Unmanned Traffic Management, cioè il controllo del traffico per i droni, gli Unmanned, i primi risultati roadmap per gli sviluppi. E poi trarremo le conclusioni. Allora, prima di tutto, qual è lo scenario? Lo scenario per il Beyond Visual Line of Sight è molto più impegnativo e sfidante rispetto a quello del normale del Visual Line of Sight, cioè delle operazioni effettuate con un drone e il pilota del drone vede con un aeromodellista il volo, controlla il volo del drone, lo programma però supervisiona. Ci sono aspetti di safety, i tipi di operazioni sono decisamente diversi. Immaginate che il pilota non occorre più che stia in vista, può stare in un ufficio, in una sede separata, in cui impartisce i comandi per il decollo, segue la navigazione con gli strumenti di navigazione e fa atterrare il drone. Per cui ci sono nuovi tipi di operazioni che come abbiamo visto anche nelle sperimentazioni che stanno andando avanti, apre degli scenari diversi, nel senso che ad esempio è molto importante il coordinamento tra l'equipaggio che deve raccogliere il drone e stare vicino all'area d'atterraggio e il pilota che sta in una stanza remota dal drone stesso. Nuovi tipi di aeromobili, gli aeromobili, i droni per questo tipo di operazioni devono avere delle caratteristiche più importanti, devono avere una telecamera, devono avere dei mezzi di navigazione sofisticati, devono avere una sensibilità ai satelliti GPS superiore, devono avere dei sistemi di terminazione, dei sistemi di return home dedicati. Su questo aspetto anche abbiamo fatto sperimentazioni, sono in corso delle sperimentazioni con diversi stakeholder. Ci sono diverse tipologie di servizi rispetto a quelli tradizionali, ad esempio si sono aperti proprio con l'ARPA Lombardia dei scenari di monitoraggio di poligoni molto ampi, cosa che prima o non era possibile o era fattibile con molto dispendio di energia, cioè il pilota si doveva spostare nelle varie zone, nelle varie microaree per poter coprire un'area molto elevata. O altri scenari che possiamo immaginare sono i monitoraggi di infrastrutture lineari, quali ad esempio autostrade, ferrovie, elettrodotti, oleodotti e quant'altro possa essere assimilato a uno scenario di tipo lineare, in cui il drone viene fatto volare in prossimità dell'infrastruttura per motivi di manutenzione, di controllo, di verifica dei guasti. E via dicendo, sempre questo con un pilota che è remoto, cioè che non ha in vista il drone. Diversa interazione tra drone e pilota, come abbiamo detto, è una interazione che ricorda un po' i videogame in cui il pilota sta dietro un computer, una serie di computer in cui il drone non
sua vista, compatibilità con gli altri utenti dello spazio aereo. Questo è un grande tema che dobbiamo affrontare, perché la separazione dello spazio aereo è una delle preoccupazioni, è una delle fasi più importanti delle operazioni dei droni, cioè evitare che si possano sorgere iniziative di collisione con altri utilizzatori dello spazio aereo, altri utilizzatori che a bassa quota possono essere non solo gli ultraleggeri o gli aerei di turismo, ma anche il 118, il Canadair e gli elicotteri che fanno magari in competizione con i droni attività di monitoraggio. Per cui c'è questa compatibilità e, non essendoci pilota a bordo sul drone, si pone un problema di riconoscimento del traffico incidente, per cui attualmente si opera in questo senso, che si segrega, si effettua una segregazione dello spazio aereo intorno all'area interessata. In parole povere, si mette un divieto di transito agli altri aeromobili e si informa di questo secondo i canali di informazioni familiari dei piloti, come nota Notice to Airmen. Altro problema che abbiamo dovuto affrontare: operatori senza aviation background, carenza di safety culture. Noi eravamo abituati per la nostra utenza ad avere sempre un interlocutore che, quando si parlava di regole dell'aviazione, chi più chi meno, però si poteva parlare, effettuare un discorso, diciamo, senza tanti preamboli, ci si capiva. Qua le professionalità ci sono, ma in un settore diverso, il settore geologico, il settore ambientale, sono professionalità elevatissime, soltanto che sono professionalità che però non coincidono sempre con le professionalità dell'aeronautica, per cui si pone un problema di carenza di un background dell'aviazione, in particolare per le operazioni di safety. Ad esempio, non si dà, abbiamo visto nelle operazioni di sperimentazione che effettuiamo, non si dà sufficiente peso alle checklist pre-volo, ad esempio, vengono considerate noiose e inutili, cosa che invece in tutta l'aviazione mondiale è uno dei pilastri fondamentali per evitare che qualche pilota si scordi qualche operazione e crei un disastro aereo per non aver effettuato l'assettaggio dei sistemi pre-volo. Questo è soltanto un esempio. Ci sono questioni di security, poi, security che sono diverse rispetto alla security che di cui noi ci occupavamo. Noi negli aeroporti ci occupiamo di security, però la security diversa, antiterrorismo su passeggeri, eccetera. Qua invece la security è una security che riguarda l'uso lo stesso. Per la prima volta, appunto, ci troviamo con la minaccia di poter utilizzare droni civili per poter effettuare attacchi terroristici o semplicemente attacchi delinquenziali, per cui ci possono essere intrusioni in aree critiche, non so, ad esempio sui cieli di una prigione, oppure su aree critiche che possono essere luoghi decisamente affollati come Piazza San Pietro durante l'Angelus, eccetera. Uso dei droni come arma, sia come arma trasportando materiale che detona, sia come arma, e questo chiunque di noi lo può vedere su YouTube, montandoci proprio le armi sul drone. E altri usi criminali ce ne sono infiniti, tra cui quello di creare panico. Se io creo panico su una cosa, abbiamo visto quali severe conseguenze possa generare. Quali sono le esigenze? Attivazione nuovi servizi, queste sono ad esempio delle esigenze sempre per il beyond visual line of sight, cioè oltre la linea di vista. Quello che abbiamo visto pubblicizzato già da Amazon, l'attivazione di nuovi servizi di consegna payload,
l'ambiente urbano ed extraurbano, attivazione di nuovi servizi di ispezione e monitoraggio di infrastrutture. A questo proposito è da un anno che l'ente nazionale per la vita civile sta incoraggiando, sta seguendo, sta condividendo delle sperimentazioni con dei rappresentanti del settore pubblico per poter effettuare la possibilità di poter operare in Beyond Visual Line of Sight, ad esempio per monitorare, come dicevo prima, infrastrutture lineari oppure per monitorare ampi poligoni di territorio. Capacità di poter operare un drone per la linea di vista, abbiamo detto, disponibilità di infrastrutture a supporto di servizi innovativi, e qua mi posso ricollegare ad esempio all'UTM che ho detto prima, la Managed Traffic Management System, e la disponibilità di tecnologia a supporto delle operazioni. Ad esempio, per poter pilotare a diverse decine di chilometri di distanza, non è più sufficiente una radio di quelle portatili, di quelle che vediamo allegate e vendute insieme ai droni. È necessario appoggiarsi o a radio più sofisticate, che ad esempio hanno delle antenne direttive e ad alta guadagno per poter controllare e pilotare il drone in distanza, o in alternativa si stanno pensando anche a strutture che si appoggiano alla telefonia. E ovviamente in questo proposito ci sono delle problematiche, perché il canale telefonico è disponibile, però non è sotto la responsabilità del pilota, cioè il pilota e l'operatore sarebbero gli utilizzatori di quel servizio, non i fruitori responsabili. Quali sono le sfide a cui ci dobbiamo affrontare? La rapida una consapevolezza sempre che è nella missione dell'ente quella di produrre delle regole che non mortifichino l'industria e gli operatori, ma che garantiscano allo stesso tempo la safety, la sicurezza dell'incolumità delle persone che stanno a terra. Per cui ci troviamo sempre su questa bilancia di non dover fare regole troppo severe, che sarebbero di sicuro sicurissime, porterebbero a uno scenario sicurissimo, ma non garantirebbero una crescita appropriata del settore. Viceversa, non possiamo in questo settore che presenta determinati rischi operare una liberalizzazione totale, perché la liberalizzazione implica una presa di responsabilità che appunto riteniamo che sia prematuro assegnare. Necessità di inserire i droni nello spazio aereo in modo sicuro, questo l'abbiamo detto. Nuovo approccio per gestire nuove minacce, questo è per la security. Integrazione degli aspetti di security nel quadro regolamentare. Sviluppo di infrastrutture e tecnologia. Sviluppo di nuovi servizi di gestione del traffico. Qua ritorniamo al concetto del Unmanned Traffic Management System. Implementazione della Managed Traffic Management System. Dunque, noi sappiamo che per l'aviazione tradizionale c'è un service provider che è l'ENAV, che gestisce tutto il traffico. Gestisce nel senso che fa in modo che il traffico si sviluppi ordinatamente senza possibilità di collisione in aria. Questo dagli strati più bassi fino ai livelli più alti di quota. E per i droni hanno un'operatività, parliamo sempre di quelli sotto i 25 kg, che normalmente operano sotto il centinaio di metri, per cui in una regione marginale significa che anche gli strumenti tradizionali, quali ad esempio il transponder, il normale transponder, non può avere una sua utilità. Altri strumenti tradizionali, quale il radar primario, cioè il radar
data secondo il quale le onde radio vengono riflesse e appare lo schermo, la traccia sul radar, non viene generalmente visualizzata perché l'oggetto è estremamente piccolo. Secondo questo approccio si è ritenuto possibile cambiare totalmente il punto di vista e effettuare un'impostazione di un totalmente nuovo unmanned traffic management che regoli la gestione dei voli del traffic management salvaguardando i concetti di safety e security. Vedremo che tutti e due i concetti. Per la security è un concetto che nell'aeronautica tradizionale ha avuto marginale aspetto. Vedremo viceversa che per i droni è stato considerato decisamente importante. Quali sono le attività necessarie? Allora, prima di tutto registrazione dei droni, identificazione elettronica, cioè praticamente quello a cui vogliamo arrivare è un'identificazione in volo effettuato da enti riconosciuti dall'ENAC del drone. E in particolare per la security si potrà arrivare a un concetto che un esponente della polizia, un carabiniere, potrà vedere un drone in volo e col proprio telefonino, secondo un'app pre-registrata, potrà sapere in tempo reale il drone da chi è operato e da chi è pilotato, ovviamente se è registrato. Nel caso non lo fosse, ovviamente avvieranno le indagini immediatamente sul territorio per vedere chi lo pilota, che di sicuro è un fuorilegge. Per cui già questa notizia, questa informazione è molto importante. Attualmente il metodo è molto più lungo, le forze dell'ordine ci devono scrivere e noi diamo le informazioni. Ci sta un elenco di operatori, però non è direttamente riconducibile ad un drone in volo, è riconducibile ad un drone a terra, in quanto riporta su una targhetta di dati. Fattori abilitanti per la sicurezza delle operazioni. Fattori abilitanti per la sicurezza delle operazioni sono tuttora sotto studio e sono oggetto di sperimentazione oggigiorno. I fattori abilitanti possono essere quelli di avere un sistema di navigazione, un sistema, quello molto importante che abbiamo riconosciuto, valido, di geofencing, cioè costruire praticamente una gabbia ideale, virtuale, in cui il drone non possa uscire dallo spazio delimitato da questa gabbia. Altre funzioni quale il return home, altre funzioni quale la terminazione del volo, la telemetria. E per quanto riguarda il return home, attualmente si è allo studio su quale tipologia di return home sia più appropriata, perché se io vado dal punto A al punto C passando per B e se c'è un'anomalia al punto C terminale e faccio il return home, ho due possibilità: o rifaccio lo stesso percorso o in alternativa faccio la linea più breve diretta. Potrebbe essere in determinati casi più vantaggiosa la linea più breve diretta, mentre in altri casi potrebbe far correre rischi suppletivi, perché nella linea diretta ad esempio ci potrebbe essere un paese. Per cui attualmente stiamo cercando di verificare quali regole, come imbastire le regole per codificare questo return to home. Infrastruttura tecnologica di supporto, questo l'abbiamo detto, definizione di nuovi servizi UTM, di questo ne abbiamo parlato. La regolamentazione, noi ci auguriamo che nel 2018 sia possibile effettuare, avere un set normativo che dia l'apertura verso il Beyond Visual Line of Sight. E in futuro ci ripromettiamo anche di dare una regolamentazione, questo nel futuro non prossimo, ma neanche troppo remoto, per le operazioni autonome. Le operazioni autonome, cioè le operazioni in cui tutta la fase, le operazioni in volo, avvengono automaticamente
senza la supervisione del pilota. Cioè c'è un tecnico che preme un tasto, il drone effettua la missione, torna a casa da solo e il tecnico deve soltanto prenderlo e riportarlo al riparo. Ci sono delle, in questo tipo di operazioni autonome ci sono delle sfide importanti, ad esempio di chi è la responsabilità in caso di incidente, del tecnico che ha premuto il tasto, dell'operatore, dell'autorità che ha permesso queste operazioni, perché è un tipo di operazioni che non vengono neanche previste sul codice della navigazione e attualmente se ne parla, se ne sta iniziando a parlare appena nel contesto ICAO, che è l'International Civil Aviation Organization mondiale. Per ottenere questi obiettivi l'ENAC con ENAV hanno deliberato una partnership. Chi più del service provider italiano poteva darci una mano e viceversa noi potevamo discutere ragionevolmente con loro produttivamente, se non l'ENAV. Per cui con l'ENAC e con l'ENAV ci sono stati delle stesure di documenti per poter avviare queste sperimentazioni e tutt'oggi stiamo seguendo le sperimentazioni con i vari stakeholder, con i vari attori in questo campo, che sono appunto enti statali e enti importanti di distribuzione di energia, traffico, trasporto, eccetera. Per cui con ENAP ha stilato un agreement di partnership in cui si definirà il sistema UTM, come detto, in cui si consolideranno i fattori abilitanti per vedere quelli che sono più importanti e quelli meno importanti. E quelli più che meno importanti, quelli fattibili e quelli non fattibili. Ad esempio inizialmente avevamo pensato di quelli non fattibili o difficilmente fattibili, ne posso enumerare uno. Avevamo pensato alla possibilità di avere un doppio geofencing, se non che le case costruttrici per adesso sono piuttosto restie a introdurre questo tipo di supporto, per cui dovremo vedere un attimo in alternativa quali fattori abilitanti dare maggior peso. E poi l'implementazione di un sistema di registrazione web-based per i droni, incluso la capacità di identificazione elettronica in volo, l'abbiamo detto, identificazione delle condizioni di sicurezza della produzione e operazioni BIOMP, cioè la necessaria per i fattori abilitanti, identificazione dei servizi clinici per la sicurezza, per un solido traffic management system. Come costruiremo questo traffic management system? Prima di tutto ci vuole l'elaborazione dei concetti operativi, mettere nel calderone tutti i fattori che possono essere concomitanti e vedere quelli più importanti e quelli che sono importanti per ottenere l'obiettivo, come si diceva, di un ordinato e sicuro nelle due accezioni, safety e security, cioè sicuro per l'incolumità dei terzi e sicuro anche per contro atti criminali. Impegno ENAV per sviluppo e attuazione dell'UTM, ROLES, il livello di coinvolgimento dei fornitori di servizi, pronta identificazione del drone in volo, a questo ho accennato, anche per un'agevole discriminazione dei droni illegali, procedure agevoli per introdurre restrizioni o proibizioni di spazio aereo a supporto della sicurezza del volo. Noi ci immaginiamo, e tra poco non sarà un'immaginazione ma sarà una concretezza, un sistema che dia anche la possibilità all'operatore di vedere su uno schermo sì, in questa area ci posso volare, no, in questa area ci sono dei divieti, perché attualmente esiste ma è piuttosto macchinoso, come dicevo è rivolto per una platea in cui c'è una cultura aeronautica in cui i piloti sono abituati a consultare le carte cartacee e leggere i NOTAM, cosa che sembra non è una questione difficile, però bisogna essere familiari. Per cui fare uno strumento che sia di facile lettura e user friendly è uno dei nostri obiettivi.
per quanto riguarda la registrazione, c'è stata una situazione del sito di Flight, questo è presente. Per la registrazione e le altre funzioni di supporto, ogni drone oggi riceve un codice QR, codici QR sono quei quadrati tipo codice QR, che identifica drone operatore proprietario, probabilmente 5.400 operatori iscritti e circa 5.600 droni, ma mentre era scritta questa slide sono già saliti intorno a 6.000. Prossima funzione disponibile ma maggiore del no fly zone che ho appena accennato. Prossima funzione attivazione no fly zone temporanea da parte pubblica di sicurezza, pubblicazione sul sito di Flight. Beyond visual line of sight, attivazione di un quadro cooperativo che consente operazioni beyond visual line of sight, concept of operations, queste con l'ENAP, le abbiamo redatte al dicembre 2016. Campagna di valutazione, validazione è tuttora in corso, cioè stiamo facendo dei voli prova, stiamo sorvegliando dei voli prova che si svolgono in scenari simili a quelli in cui dovrà essere operativo il drone. Proprio la scorsa settimana ho assistito a una sorveglianza di un elettrodotto. Definizione requisiti regolamentari e condizioni di sicurezza 2018. Impegno ENAP allo sviluppo e implementazione delle infrastrutture UTM. Dei tracking, che è praticamente la tracciatura tramite sistemi elettronici su una piattaforma che mi dia sia lo storico e sia così in real time alle forze dell'ordine per vedere dove sta, chi è quel drone e di quale operatore sia. La fase statica tramite QR code da applicare sul drone, la lettura del codice fornisce le informazioni minime, funzione già disponibile. Fase dinamica, il drone invia in continuità il proprio codice identificativo. Lo invia normalmente tramite un supporto telefonico, per cui si collega con le celle telefoniche e invia i pacchetti di informazioni. Le celle telefoniche arrivano in un sistema computerizzato centrale. Dopodiché il sistema computerizzato centrale può attivare le varie app sui telefoni. Chiunque sia abilitato è in grado di leggere il codice decodificato, ricavandone le informazioni necessarie, inclusi alcuni dati di volo. Funzione disponibile entro luglio 2018, data prevista. L'identificazione può essere completata accedendo al sito di Flight usando il codice identificativo. È previsto lo sviluppo di un'app, questo abbiamo detto, da rendere disponibile a forze di polizia e altri enti interessati. Il tipo di informazioni dipenderà dal livello di accesso attribuito, ovviamente. Il sistema dispiegherà il proprio potenziale quando tutti i droni per uso professionale, pubblico, ricreativo e personale saranno assoggettati all'obbligo di registrazione e di identificazione elettronica. Infrastruttura tecnologica, c'è cioè una necessità di un presidio dello sviluppo tecnologico mediante partecipazione all'industria del settore. Quando diciamo sistema computerizzato, quando diciamo contributo delle linee del supporto telefonico, ovviamente quella di industria del settore. Esigenza di selezione di un partner industriale da associare a fornitori di servizi, l'ENAV con l'UTM, per dispiegare una piena capacità tecnica, operativa e tecnologica e garantire l'adeguatezza dell'infrastruttura. ENAV è in corso una procedura pubblica di selezione partner industriale. L'operativo della società è prevedibile che sia disponibile all'inizio del 2018. In ultimo, non c'è una slide, però volevo dirvi a voce l'Europa. L'Europa che cosa sta facendo e noi come se siamo allineati con l'Europa. L'Europa ha degli approcci che possono sembrare di partenza diversi, però conducono le stesse risultati. Cioè noi abbiamo le operazioni non critiche e le operazioni critiche. E loro anche noi, noi siamo europei, le open, le specific, le certified, sulla base della mitigazione del rischio necessario per ottenere quel livello di rischio desiderato. La differenza più importante sta, ahimè, nelle licenze, una licenza come è stata organizzata in Italia, questo livello è ancora in discussione.
cioè c'è una volontà di mitigare il settore delle licenze, andando a organizzazioni anche non professionali, a scuole non professionali, per questo, per ottenere un attestato. E in certi casi addirittura si parla di attestato ottenuto online. Quando ci sarà un'equiparazione della normativa europea, che ancora in sviluppo, a cui noi attivamente partecipiamo, a volte ci troviamo in minoranza, però a volte riusciamo a cercare di condurre verso i principi che hanno basato la nostra regolamentazione. Nel 2021 è prevista l'armonizzazione delle norme. Con questo ho concluso e vi ringrazio molto dell'attenzione. Fornito le prospettive del settore. Io mi sono appuntato quattro concetti. Il primo è che evidentemente ci sono degli aspetti di sicurezza declinati nella faccia security e safety, che rendono un po' complesso anche tutto lo sviluppo del settore, e questo è un tema importante. Dal punto di vista della pubblica amministrazione è molto interessante la necessità di investimenti a questo punto sulle infrastrutture tecnologiche, e quindi questo settore potrebbe essere anche un volano per fare investimenti e per migliorare tutto l'aspetto delle dorsali delle strutture tecnologiche a supporto anche di queste funzioni, e quindi per un sistema paese questo può essere una prospettiva di un certo valore. Per quanto riguarda le regole, anche qui siamo in una fase di costruzione, però mi sembra che sia positivo che ci sia la piena consapevolezza di ciò di cui abbiamo bisogno, cioè noi non abbiamo bisogno di regole perfette che paralizzano il sistema, e neppure di assenza di regole che poi si ritroccerebbero sopra il settore stesso. Quindi un equilibrio di regole da costruire a livello italiano ma anche a livello europeo, un'organizzazione, e quindi questo è uno scenario che gli addetti al settore devono fare i conti con questo, diciamo, questo aspetto. Quindi queste sono le sfide, come diceva la slide, a cui tutto il settore si deve confrontare, e l'ENAC in questo senso mi pare che abbia la piena consapevolezza dell'importanza anche strategica di portare avanti in modo equilibrato questo settore. Quindi ringrazio ancora l'ENAC, avremo anche altri momenti di confronto vista la disponibilità, e con questo chiudiamo la prima parte della mattinata che riguarda le strategie. Ora facciamo un piccolo break, 10 minuti, 15 minuti, poi riprenderemo con gli interventi, diciamo, che riguardano tutte le esperienze che sono in campo ora e le varie tecnologie utilizzate, e riapriremo la seduta con una piccola sorpresa.